intensissima, piena di poesia, di arte, di letteratura. E qui abbiamo molti dei suoi quadri. Tra l'altro una mostra che nasce dopo la bella mostra di Palazzo Grassi del 2011, del 2001, che è stata molto importante. Quali sono le differenze? Che qui possiamo vedere i quadri che sono più importanti in questa mostra. Dunque, noi abbiamo inteso fare una celebrazione romana di Balthus, perché Balthus a Roma passò quasi 17 anni della sua vita come soprano, direttore della Villa Medici, trasformando questa istituzione, ma trasformando anche la sua arte in relazione a questa istituzione. Quindi intendevamo, pensavamo fosse tutto un momento proprio perché ci fosse una celebrazione importante qui. La mostra di Venezia era stata fatta all'indomani della sua morte, fortemente anche emotivo, celebrativo, da anni diversi, ed ha anche avuto un grande successo, posso dire, anche di adesione proprio per questo. A noi però interessava forse recuperare un ripensamento, una specie di ritrovata distanza rispetto alla morte dell'artista, in modo di poter elaborare un pensiero anche sulla coerenza stessa della sua opera. E questa mostra è organizzata secondo dei capitoli di contenuto, tema, stagione, tra l'altro cronologici, che fanno riferimento a quanto prima la fisionomia degli studi, per esempio, ecco, abbiamo dato molto peso alle fonti letterarie di questo artista, quindi diverse sezioni sono dedicate al suo rapporto con alcune opere di letteratura particolarmente influenti. E oltre a questo anche individuando delle stagioni e delle differenze, delle frequentazioni, rapporti con gli artisti contemporanei moderni che normalmente sono slegati dall'immaginario nostro di Balthus, perché per noi Balthus è un artista antimoderno, per così si voleva dichiarare, ma che invece è una relazione strettissima, ad esempio con Giacometti o con Picasso, che questo è una foto molto importante che abbiamo con la mostra. Ecco, noi abbiamo cercato in qualche modo di organizzare il suo percorso con una serie di capitoli, di sezioni, di temi che aiutassero, diciamo, della morte a capire meglio il suo orizzonte culturale e l'importanza di Balthus nella storia dell'arte del Novecento. Lui fa molto riferimento anche alla pittura italiana, per esempio a Piero della Francesca, queste immagini quasi gessate, queste posizioni anche molto classiche appunto. Lui voleva essere un anticlassico, fondamentalmente conosceva perfettamente quella che era l'arte, non solo. Andava ai musei, andava a copiare le opere del classico e dall'altra parte l'aspetto, così dire, morboso. È stato un po' uno dei tratti che lo ha contraddistinto e che lo ha anche osteggiato, dato che non si voleva mostrare a questo autore, che è considerato soprattutto molto scabroso. Sì, dunque, da una parte sono anticlassico, sono anche accademico, nel senso che lui ha rifiutato questa dimensione accademica della cultura, la sua accademia è stata la sua famiglia, i suoi viaggi, le frequentazioni, le sue letture, ma non ha mai inteso riportare l'arte a un insegnamento scolastico. Dopodiché, rispetto alla pittura antica, diciamo, lui ha avuto dei capisaldi a cui si è ispirato, senza però trarne una lezione generale. Lui, per esempio, ha avuto questa collaborazione giovanile della Francesca, ragazzo, studiato 18 anni in Italia, ammirando gli affreschi di Piero, da cui trasse una lezione definitiva della sua arte, riguardante la prospettiva, la staticità delle figure, la composizione, la qualità muraria dell'affresco. Qua però c'è un altro passaggio, cioè gli affreschi fiorentini, Giotto fu un altro riferimento, e dopo alcuni elementi della pittura, della storia della pittura, come sicuramente Poussin, qualche cosa della pittura settecentesca, della francese, di Chardin, eccetera. Però per il resto, ecco, lui ha sempre, come dire, guardato la storia dell'arte in maniera non scolastica. Per quanto riguarda invece l'aspetto, come posso dire, problematico della sua arte, io trovo che sia un aspetto che lo ha in qualche modo costituito un luogo comune per i detrattori di Balthus, ma allo stesso tempo è un elemento più interessanti perché definisce il suo essere contemporaneo. Balthus non è affatto un artista che abbia, come posso dire, nulla che vedere, diciamo, con un aspetto autenticamente fotografico,
condizionato, se vogliamo, dalla rappresentazione della figura ed è, come posso dire, portatore di un'inquietudine che è tipicamente novecentesca, che viene così dalla psicanalisi, cioè dall'avvento diciamo, dell'inconscio, se vogliamo, una parte della coscienza che non è questa da eliminare, quella che noi siamo disposti a sottoscrivere, dei buoni valori, soprattutto negli anni 30 un pittore che rivela questi squarci della coscienza umana, scordati dalla vita, per esempio da questo erotismo un po' innegabile, un po' posso dire, controverso, un po' morboso sicuramente da qualche parte, ma che sono parte direttamente del cambio di mentalità, proprio di orizzonte psicologico che l'uomo non ci riesce. In questo senso Battuschi si dichiara di moderno, che rifiuta le avanguardie, eccetera, un artista molto più del suo tempo di tanti altri che hanno aderito, diciamo, alle mode culturali senza tutto sommato aver essere portatori di un pensiero innovativo. La sua presenza a Roma negli anni 11 che ha segnato proprio non soltanto credo ma anche l'influenza di tutto il suo entourage artistico e letterario e più delle trasformazioni che lui ha fatto all'interno di Piano Medici. Sì, Piano Medici è fondamentale per la sua carriera, sicuramente si pone in un momento già abbastanza avanzato in cui lui aveva, se vogliamo, rallentato un pochino la sua produzione dei quadri, ma questo rallentamento in base alla Villa Medici è spiegabile che la Villa Medici stessa diventa la grande opera d'arte a cui si dedica. Questa rivisitazione del decoro, cioè della, posso dire, dell'aspetto esteriore e dell'immagine di questo monumento del Rinascimento, Medici, togliendo tutta ogni superfettazione posteriore, però riconducendo un'immagine antica che è un'immagine costruita, magari anche quella letteraria, ma lui ha ricreato un'immagine antica della Villa Medici che non ha a vedere con la filologia, cioè non ha a vedere esattamente quello che fosse nel 400 e nel 500, non ha a che vedere con, come posso dire, con una ricostruzione storiografica, è un'idea dell'antico, lui ha costruito un'idea dell'antico con la cultura di un uomo moderno. Questo monumento, il restauro della Villa Medici, è come se fosse la sua maggiore opera pittorica degli anni 60-70. Ultima domanda su questo aspetto, a parte la bellezza delle opere, sulla crudeltà, il teatro della crudeltà o la crudeltà di cui si parla in alcune opere. La crudeltà è proprio un ingrediente che Battuschi mette nella sua pittura, soprattutto negli anni 30. Sugli anni 40 ed è un ingrediente che lui preleva da una corrente di pensiero specifica, che è una corrente della regia attorno alla figura di Antonin Artaud, che era un teorico del teatro e della letteratura, che ha sempre il primo interprete critico dell'arte di Battuschi, difensore delle sue opere e propugnatore di questo artista, che sosteneva, diciamo, che effettivamente la forza e le novità del pensiero creativo dell'epoca, del teatro, della letteratura, della cultura, quello che fosse, aveva bisogno per scardinare un pochino anche le incrostazioni borghesi e così i valori tardo-ottocenteschi, avesse bisogno quindi di uno shock dato da un elemento di durezza, che questo chiama il teatro della crudeltà, significa la necessità di un gesto duro, di un gesto in certo senso negativo, di un pugno nello stomaco, se vogliamo, per generare quella specie di sconcerto che aiuta a riflettere con occhi nuovi. Ed effettivamente questo è l'elemento che a lui negli anni 30 porta a questo, lui è un pochino ossessionato effettivamente da questa presenza del male all'interno di un quadro elegiaco, o di parodia, anche nelle vicende amorose, tutta la serie dedicata ai cime tempestose, è molto in tessuto, è una storia d'amore fatta con questo dire di piccole cattiverie, volontarie o volontarie, amarsi passionatamente pure facendosi nonostante ciò del male. Oppure sì, abbiamo per esempio esposto una natura morta, che è un genere tipicamente dedicato alla bellezza, la natura morta di Battuschi in questi anni, in cui in realtà gli elementi sono così, un pezzo, una grande pagnotta di panna infilzata probabilmente dal coltello, sempre detto un'immagine normale, poi si capisce che c'è proprio un gesto violento e con un martello tra gli elementi che infrange uno di questi. Di cristallo, insomma, effettivamente questo aspetto tagliente, questo aspetto potenzialmente pericoloso e offensivo degli oggetti, delle cose, del pensiero, è una cosa molto tipica di Battuschi. Che si trova in
moltissima altre lettere super complesse.